Abbiamo realizzato un modellino che rappresenta un impianto fotovoltaico. Ok, queste che cosa sono? Sono pannelli solari collegati in serie. Quindi sono delle celle fotovoltaiche collegate in serie. E quindi questo LED, che adesso vediamo con una bassa luminosità, sta sfruttando proprio Il voltaggio. l'energia di queste celle fotovoltaiche collegate in serie. Se vogliamo aumentarne la luminosità, sicuramente bisogna che ci sia più luce, che noi riproduciamo ad esempio con un telefonino. Vedete che come i pannelli catturano più luce, si trasforma di conseguenza in una tensione più elevata, quindi circolerà più corrente e vedrò il LED illuminarsi di più. E questo, diciamo, è l'impianto a isola, così chiamato, no? Mentre se vogliamo invece inseguire, per avere la massima efficienza di questi pannelli, vogliamo inseguire il sole in modo da far produrre di più i pannelli, quindi abbiamo realizzato il cosiddetto inseguitore solare, Con la fotoresistenza. realizzato questa diciamo, è stato realizzato con una stampante 3D e ci sta nell'interno un servomotore. Come vedete, in modo automatico il pannello segue la luce che adesso viene ad esempio dal cellulare. Chi è che gestisce questo servomotore? Questa Il scheda che si servomotore chiama è gestito dalla scheda Arduino. la scheda Arduino. C'è una piccola breadboard e ci sono due fotoresistenze, come vediamo, inclinate all'incirca a 45 gradi per avere la cattura, diciamo, della luminosità in modo ottimale. Il programma lo andremo a vedere. Qua ci fai questa. E questo è il programma che gestisce il tutto. Qua che cosa vediamo? Vedete, qui c'è il Continger Card, un pannello, diciamo, 5 volt, questi sono i collegamenti in serie.